grazie di essere qua, un'occasione molto bella perché siamo a premiare con quattro borse di studio, quattro nostre studentesse, tutte femmine, sottolineo, quattro ragazze che studiano qua al Conservatorio Moderna, tutte molto giovani, chi al triennio, chi al biennio, sono appunto ancora in corso di studio, ecco, non hanno terminato e quindi questa opportunità che hanno avuto di poter partecipare a questo bando, a questa audizione, sono state sentite da una commissione formata dai nostri docenti, e su un numero oltre 20 candidati, ecco, quindi credo che sia un bellissimo risultato per voi, per loro e per noi anche, come istituzione, come conservatorio. E le ragazze le conoscerete, sono due cantanti, Laura Zecchini e Anastasia Egorova, Elena Micali invece al clarinetto basso e Gianna Moretti al violoncello, quindi vedete anche una varietà, diciamo, archi, fiati, canto e come sentirete anche canto diverso, perché la prima sentirete un repertorio antico, barocco, mentre l'altra ragazza sentirete, l'altra cantante, un repertorio contemporaneo. Il programma comunque l'avete qui. Io vi presento, diciamo, il dottor Melucci, che è la persona alla quale dobbiamo questa borsa di studio, se si avvicina a voi. Grazie alla generosità anche di persone che vedono crescere il conservatorio, che amano la musica e che hanno dei motivi per sostenere lo studio di giovani, ecco, di giovani studenti e studentesse. Quindi lascio Amo, proprio due la parole. parola. Io volevo ringraziare innanzitutto il Conservatorio che mi ha dato questa possibilità. È una borsa di studio in ricordo di mia sorella, che insomma amava la musica e diciamo così, l'ha amata anche tramite la nipote Matilde, che insomma gli ha dato questa forza di fare questa cosa e spero di ripeterla. E noi ne saremo molto grati. Grazie. Bisogna anche parlare di soldi, insomma, le ragazze riceveranno ognuno una borsa di studio di 500 euro, appunto grazie alla generosità del dottor Melucci che ha appena parlato. Quindi è una borsa di studio che, insomma, non è piccola, ecco, è un'opportunità importante per chi studia. Alcune delle ragazze sono fuori sede, quindi devono anche sostenere le spese qua, quindi sono opportunità, insomma, che sono veramente preziose. Quindi lascio la parola, anzi le orecchie alla musica. Alla fine verrà dato un attestato da parte del dottor Melucci alle ragazze. Grazie.
abbandonata, prigioniera e convinta di aver perso tutto. E lei è una regina, quindi ha perso le sue ricchezze, i suoi fasti e soprattutto l'amore dell'uomo di cui è follemente innamorata, che è Cesare. L'altro brano che ho scelto è anch'esso cantato da una donna molto forte, anche se di uno stampo nettamente diverso da Cleopatra. È una Nina Nanna scritta 100 anni prima dell'opera di Handel, da Tarquinio Merula, che è un compositore italiano. A cantare è Maria, è culla il suo bambino, sentirete dall'accompagnamento del maestro, ci sono due accordi che ritornano ossessivamente in questo brano a simulare proprio il dondolio, la culla, no? Maria guarda suo figlio, guarda gli occhi, i piedi, i bambini, è piccolissimo, è dolcissimo, lo ama. Ma questi attimi di dolcezza si frappongono degli attimi, dei momenti di disperazione, perché Maria sa già la fine che farà suo figlio, è una fine terribile che ogni madre non desidererebbe mai. Ad ogni modo, dopo pochi minuti, il figlio si addormenta. È un brano a cui sono molto legata, vorrei dedicarlo a mia nonna. Thank you.
brano che andrò a suonare è un capriccio per clarinetto basso solo di Ante Gerlin. Sempre per il clarinetto basso.